Il premio il miglior biancazzurro a Franco Ferrari, il cannoniere del Pescara con 17 gol. Intanto complimenti per la tua stagione, Franco, mai così prolifico. Grazie mille per prima cosa, dopo come dici te, mai ho avuto un campionato così bello, poi a Pescara che l'ho sempre detto che mi sono trovato dal primo giorno più che bene, quindi sono più che contento. Ti ringrazio comunque per questo premio che è bellissimo. Sai che insomma coloro che hanno preso il premio prima di te, stiamo parlando di tanti anni fa, sono un certo Max Allegri, Gasperini che è stato anche capitano del Pescara recentemente, Immobile, Insigne e Verratti, insomma tanta roba. Lo so, tanta roba, infatti lo sapevo e sono molto molto contento perché finire l'anno se poteva finire nella maniera migliore, però ti dico con questo premio qua un pochino meglio se finisci. Assolutamente, tu sei ancora di proprietà del Napoli, c'è un riscatto che potrebbe essere esercitato dal Pescara, qual è la situazione? Ecco, se dipendesse da te? No, se dipendesse da me, l'ho detto, mi sono trovato più che bene a Pescara, rimarrei volentieri. Certamente c'è il Napoli che deve fare, come sempre si dice, la priorità loro, però poi vedremo che succederà. Senti, fotografiamo questa stagione al di sotto delle aspettative, secondo te? Purtroppo dico, abbiamo perso tanti punti, che è quello che ci ha penalizzato, perché la squadra c'era, ragazzi c'era un gruppo, vi dico da dentro, era una cosa veramente bella, perché erano tutti amici, non c'era niente di rivalità, sempre una cosa sana. E ti dico, abbiamo preso tanti punti, se non si perdevano si poteva fare, come dici te, un pochino meglio. Diciamo che forse il momento decisivo, no? Nel girone di andata, dalla quinta alla sedicesima giornata, 12 punti in altrettante partite, quello è stato il momento in cui avete perso un po' di contatto. Sì, purtroppo la Serie C è così, sono tutte le squadre forti, che magari dici questa è ultima in classifica, però alla fine ti fa una miglior partita che una che è prima o seconda. Come ti ho detto prima, la Serie C è così, purtroppo quei punti persi ci hanno penalizzati tanto. E niente, speriamo che l'anno prossimo sia migliore. Senti, la tua stagione è stata, non per piaggeria, davvero molto positiva. Tra l'altro hai conquistato la maglia da titolare soltanto la nona giornata con la Fermana in casa. Quindi... No, è una soddisfazione grande perché anche ero partito dalla panchina con tanti dubbi e per fortuna poi mi sono ritrovato. I ragazzi mi hanno dato una mano sempre dal primo giorno, mi hanno sostenuto, quindi niente, sono contento per me ma anche per loro che mi hanno sempre dato una mano. Senti, dei gol che hai segnato, tutti molto belli e importanti, io ne ricordo tre, anzi ne ho apprezzati tre in modo particolare. Quello con la Reggiana in casa, il momentaneo 2-1, che secondo me è stato molto difficile, gran palla di Giambo per carità. Poi quello col Montevarchi in casa, il secondo gol tuo personale, il 4-2, no, in acrobazia, e quello di Olbia. Scegli tu. No, io c'ero il primo, più che altro allo stadio, come esploso dopo il 2-1, ero pure subito entrato dopo 30 secondi fare gol così, è una cosa bellissima, pur venendo di non giocare, entrare, segnare, essere il 2-1 è una cosa bellissima, e in più come è esploso lo stadio, bello, bello, bello. È stato qualcosa di indimenticabile. Sì, sì, no, una cosa bellissima. Senti, che cosa ti è piaciuta della piazza di Pescara, che cosa ti rimane di questa stagione in particolare? Ti dico tutto, più che altro il mio record personale, una città bellissima, i tifosi anche dal primo giorno mi hanno sostenuto, appoggiato come se ero sempre stato qua, quindi niente, anche gli arrosticini, no, però ti dico, città bellissima, i tifosi fin da subito, dico, mi hanno dato sempre affetto anche in centro quando mi trovavano, quindi sono più che contento di tutto, tutto il complesso diciamo. Grazie Franco e ancora complimenti. Grazie a voi, ciao.